nel settore della attenzione agli altri, perché io credo che si debba chiamare così, no? Nel settore della disabilità o delle persone con disabilità, nel settore dell'attenzione agli altri si gioca una parte della credibilità della classe politica. Sapendo che non è facile, l'amico Achille Variati è appena intervenuto, ha detto i comuni non devono essere tagliati perché vanno su welfare. Sarebbe facile rispondere al mio amico Achille che i comuni dovrebbero iniziare, lo dico da ex sindaco, a tagliare sulle municipalizzate, sulle poltrone, sulle consulenze, ma è un giochino tra addetti ai lavori che non serve a niente. Noi, e Achille lo sa bene, taglieremo sulle municipalizzate, l'operazione di riduzione da 8.000 a 1.000 è un'operazione che mandiamo avanti, ma contemporaneamente sappiamo che nuovi modelli di welfare da un lato, in particolar modo nuovi modelli per affrontare l'emergenza sociale che abbiamo, sono assolutamente prioritari. Per questo motivo il saluto che io vi faccio è un saluto che parte da un dato di fatto immediato. Sulla riforma del terzo settore ci giochiamo una parte tutti insieme di faccia. Noi veniamo da un'esperienza, io vengo da un'esperienza che è l'esperienza della quale per anni abbiamo detto bisogna stabilizzare il 5 per 1000. Beh, quest'anno il 5 per 1000 è stabilizzato per la prima volta nella storia repubblicana. Il 5 per 1000 dava 420-440.000 di richieste, abbiamo visto 500 quest'anno. Quindi se fossero le stesse richieste dello scorso anno ci sarebbe un avanzo che non è che va alla ragioneria, va di nuovo al sociale. Però dico anche a voi, giochiamo la cosa insieme, tra di voi e chi vive nel mondo delle persone a fianco delle persone disabili sa quanta rabbia questo suscita, c'è anche tra di noi chi per esempio accede al 5 per 1000 ed è una finta realtà, o perlomeno non ha quelle caratteristiche di trasparenza e di correttezza di cui noi abbiamo bisogno. Allora facciamo uno sforzo insieme, siccome abbiamo messo 500 milioni quest'anno, non i 400 dello scorso anno, 500, 100 milioni in più, abbiamo stabilizzato. Facciamo uno sforzo insieme per andare a dare a chi ne ha bisogno davvero e non a chi fa il furbo. Primo punto. Da qui a un anno, quando sarà il 3 dicembre del prossimo anno, faremo una verifica e verificheremo quelli che sono stati i risultati. Il primo punto è che per la prima volta nella storia repubblicana 5 per 1000 è stabilizzato, per la prima volta nella storia repubblicana ha aumentato il fondo a disposizione 5 per 1000. Secondo punto, i fondi, definiamoli sul sociale, anche se l'espressione riduttiva, ci ringraziamo Del Rio che è qui insieme a voi, che conoscete come la sua esperienza di sindaco e per la sua esperienza di presidente dell'ANCI, adesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Noi abbiamo aumentato le risorse, spendiamole bene perché talvolta l'Italia non ha un problema semplicemente di risorse, ha un problema di non spenderle nel modo giusto. Talvolta i soldi non vanno a chi realmente ne ha la necessità, e voi sapete meglio di chiunque altro. Terzo punto. Io trovo che sia fondamentale però, accanto a questo tema economico, una battaglia culturale. Questa è la mia sfida. E le persone con disabilità sanno che è impossibile ridurre il grande tema della disabilità a un unico settore. Perché sono esperienze, storie diverse. Quando io leggo le statistiche un po' ci rimango male. Noi che abbiamo fatto i sindaci sappiamo che quando fai le statistiche non sei molto credibile, perché per te il numero delle statistiche vale per le persone con disabilità o per le persone che perdono il posto di lavoro o per le persone che vivono nelle condizioni di povertà. Non sono dei numerini, non sono dei codici fiscali, sono degli occhi, sono delle storie, gente che ti viene a dire guarda qui stai facendo un errore, qui non stai abbattendo una barriera architettonica, qui non stai dando un contributo che potrebbe essere utile per la nostra associazione, qui ci manca la sede, qui c'è un problema burocratico in cui la vostra burocrazia uccide la nostra organizzazione. Sono le realtà credo con le quali tutti i giorni vi trovate a che fare. Allora la mia proposta che vi faccio, per essere molto operativi, non fare troppi discorsi perché altrimenti uno viene qui, fa un giorno, danno un bel discorso, poi se ne va e gli altri 364 giorni uno rimane solo. Entriamo nel merito delle cose che servono e che non servono. Andrea prima mi diceva, quando fai il giro nelle aziende, vieni a vedere anche un consorzio con noi, mi ha invitato adesso, un consorzio vostro, se ho capito bene, Andrea è nato nel 2008, cioè con un'esperienza
pluriennale, pluridecennale ormai, ma il consorzio in quanto tale è nato nel 2008, ci sto. Vengo, accolgo l'invito, vengo volentieri perché penso che un Presidente del Consiglio debba stare in mezzo alle aziende, in mezzo alle scuole, in mezzo ai consorzi, in mezzo alle persone normali, dove la persona normale, lo diciamo a quelli fuori, non è la persona che ha il canone del pensiero unico. La persona normale è quella che vive la vita di tutti i giorni e che deve cercare di viverla meglio. E io da questo punto di vista sono assolutamente a disposizione. Tu, Andrea, e gli altri che avranno voglia di dare nel territorio nazionale, Andrea è romano, quindi non si fa nemmeno troppo fatica, ma dalle Alpi alla Sicilia, la disponibilità a girare, Andrea, anche in realtà che dimostrino come c'è una vicinanza tra le istituzioni e le persone. Però la battaglia è culturale. Ecco perché permettetemi di dire che è fondamentale il fatto che abbiamo messo denari in più rispetto al passato sul servizio civile. Ecco perché è fondamentale dare il messaggio che il terzo settore non è il terzo settore, ma è il primo settore. Ecco perché è fondamentale far sì che durante questi mesi, insieme a voi, si possa andare punto per punto, voce per voce, a combattere e a cambiare le cose che si possono cambiare. Quindi il mio non è né un discorso retorico strappalacrime, né un discorso di solenni impegni che prendiamo la vostra presenza. Concretamente, ci conosciamo, abbiamo fatto un tratto di strada insieme nelle esperienze precedenti. Ora che a noi tocca la responsabilità suprema e meravigliosa di governare il paese, io vi dico che vogliamo utilizzare lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in passato. I primi segnali ci sono, perché io me lo ricordo, le battaglie di vita sulla mancanza di stabilizzazione del 5 per 1000, perché me lo ricordo ciò che diceva il forum del terzo settore sulla mancanza di attenzione del codice civile a certe realtà, perché me ne ricordo il grido di dolore di alcune associazioni della mia città che dicevano il nostro problema è la burocrazia, facciamo, come dire, uno sforzo per essere capaci di includere e poi abbiamo la burocrazia. Non c'è niente di più inclusivo della burocrazia in Italia, ma dobbiamo cambiarla, non dobbiamo in questo caso avvilupparci anche noi in questo settore allucinante. Le cose che abbiamo iniziato a fare le abbiamo fatte, ma non andremo da nessuna parte se non ci sarà una battaglia culturale. E allora, c'è qui il sottosegretario Farone, il sottosegretario Bobba, c'è una parte del popolo, vi ho già detto, di De Rio, sono venuti i ministri. La cosa che vi propongo è questa: concretamente, passo passo, nelle prossime settimane, verificare i punti aperti da smarcare insieme. Alcuni siamo già partiti a farlo. Credo, Gigi, che la delega del terzo settore sarà in aula ragionevolmente nella sede della discussione a febbraio. Vado a naso, eh? Ora quando mi piccano le date, febbraio, marzo, cioè. Il tema è che andrà come calendarizzazione dei lavori parlamentari dopo le riforme elettorali e costituzionali, quindi c'è ancora qualche settimana per discuterne. Però questo è il governo che ha messo più soldi di tutti sulle questioni sociali. Cerchiamo di non spenderli male, cerchiamo di non spenderli a caso. Cerchiamo di far sì che questi denari servano, sapendo che i denari non sono tutto. Anzi, però è anche vero che senza denari non si va da nessuna parte. Quindi un passo in avanti sui denari è stato fatto. Sul 5 per 1000 io vorrei insieme a voi essere durissimo per dare i soldi a chi ne ha veramente bisogno e non consentire a nessuno di fare i furbi su quella misura lì. Sul terzo settore e sulla riforma delega a marzo, febbraio-marzo, sia in aula. Sulla questione dei denari del sociale l'aumento c'è stato. Sul servizio civile, indipendentemente dai denari in più, consideriamo, e chiudo su questo, come la cosa che realmente serve alle nuove generazioni. Io la vedo così. Noi abbiamo bisogno del servizio civile come dell'occasione per dire alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi, che cos'è questo paese. Che è un paese meraviglioso per le opere d'arte, per la bellezza, per le infrastrutture, per l'innovazione. Vi garantisco che girando per l'Italia trovo la bellezza veramente presente in tanta parte della nostra vita quotidiana. Ma c'è anche una bellezza che è la bellezza della solidarietà, dell'accoglienza, dell'inclusione, del farsi carico degli altri. Un paese competitivo quando ha questo nel DNA. E allora chiudo con ricordando la mia città. Io sono sempre stato molto fiero di un fatto che a tutti i turisti che venivano a Firenze, lo sa Massimo Toschi che ha fatto l'assessore, che poi, anche se ancora la sede della regione non era proprio in quella piazza lì,
e anzi su quella piazza abbiamo più discusso io e lui come su tante altre cose. Ma la cosa più straordinaria di Piazza del Duomo a Firenze è che ai turisti i fiorentini dicono che sì, è bellissimo il Duomo. Il Duomo di Firenze per me è molto bello, ci sono delle cose straordinarie, c'è la cupola di Domellesi, c'è un capolavoro architettonico. Ma la cosa più grande è che 5 anni prima che si iniziasse a costruire quello che è un capolavoro del mondo, in quella piazza, o comunque in quella città, diceva la misericordia. Perché la più grande opera di bellezza di una città non è soltanto il capolavoro artistico, non è il quadro, non è l'opera d'arte, ma è la dimensione delle relazioni umane che è capace di creare. E paradossalmente soltanto in paesi, stati, nazioni capaci di grandi relazioni umane si può immaginare il futuro. Là dove c'è soltanto l'egoismo e l'individualismo fine a se stesso, non c'è lo spazio per costruire occasioni e ragioni di bellezza. Con questo spirito io vi do l'appuntamento da qui a un anno. Le prime cose che abbiamo fatto sono concretamente a vostra disposizione per verificare come numeri alla mano questa legge di stabilità è quella che mette più denaro di tutti, ma possiamo mettere tutto il denaro che vogliamo. Se non facciamo un investimento di natura educativa, culturale, sulle future generazioni, insieme a voi, noi avremo perso la sfida della credibilità. Io vorrei che questa sfida la vincessimo insieme. Per questo motivo Palazzo Chigi ha le porte sempre aperte per voi. Poi se riusciamo a collaborare non soltanto a Palazzo Chigi, un po' meglio sulle belle architettoniche, questo è un valore che terremo nel nostro cuore, che voi conoscete bene. Grazie per voi. Ha parlato di battaglie culturali e ripartiamo proprio da qui, ripartiamo da una cosa semplice, da una cosa quotidiana, da una cosa fondamentale.